Non fa male. Assolutamente sì. Ecco. Lilli è vagabondo, eccoli qua. C'è caldissimo qua dentro. Negli scorsi episodi abbiamo migliorato le nostre vite, senza alcun dubbio, però a noi non basta. No, a noi non basta. Come vedete, non è andata chissà che. Quindi, oggi ritornano gli adorati, gli amati da tutti, tranne che da noi, Life Hacks. E speriamo che oggi ci sia un cambiamento drastico. Cioè, adesso siamo così, alla fine di questo video, milionari. Vediamo se 5 Minute ci offre quello di cui abbiamo bisogno. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto e guardate i nostri video, iscrivetevi al canale perché ci aiuta molto. Fatelo per 5 Minute. Qualsiasi cosa per 5 Minutes, questo è altro. Sta intro l'avrò vista un migliaio di volte. Io me la sogno la notte questa intro. Come fai a bloccarlo sulla sedia? E adesso tira fuori la colla a caldo. Vabbè, guarda, sta per piangere. Vai via! Ma cos'è? Guarda, sta per una tortura! Non è 5 Minutes! Adesso mette un bambino nella cantina. Cos'è sta roba? Ma ascolta, cambiamo video per piacere. Ma ci demonetizzano il video! E ci chiudono il canale! Ecco mia figlia! Le mascherine non sono facili da trovare, quindi il nostro adorato 5 Minute ci viene incontro e ci dice il metodo migliore per costruirne una, utilizzando solo una bottiglia di plastica, vedete? Replichiamo il tutto in questo mio angolo dei life hack. Adios, ditta. Vai via! Madonna, che male! La forbice più scomoda del mondo! Sembra il suono di uno strumento musicale. Non fa male. Assolutamente sì. Mi fa male guardarti. No, no, tranquillo. Ne ho due di occhi. Uno può andarsene. Eccoci, ragazzi. Che bello. Vedete? Vedete la guancia? Madonna mia. Vedete che divertente? Sto soffrendo per C'ha gli spuntoni sta roba. È bellissimo. Stupendo. Con questa maschera appena i germi vi vedono, ciao. Ciao. Con questa maschera potete entrare pure a Chernobyl e fidatevi che ne uscite sani e salvi. Oddio, come diventare milionari. Guarda, ho un ottimo presentimento. Eccoci qua. Si rompe le palle. Eh beh, ovviamente. Annaffiare, che noia. Che barba, che noia, che noia, che barba. Ventilatore. Eccoci qua. E voilà. Eccoci e qua. E voilà. Da fare assolutamente. Bene, siamo in giardino, abbiamo il ventilatore. Adesso prendiamo la canna dell'acqua e vediamo. Abbiamo terminato la nostra opera d'arte e devo dire che dà proprio l'idea di solidità e bellezza. Un budino. Importante, voi non lo fate per nessun motivo, perché non serve un genio per farvi capire che l'elettricità e l'acqua non vanno d'accordo. Quindi il ventilatore funziona. Sembrerebbe funzionare fino ad ora. Pensa, annaffi le piante e le fai pure stare al fresco. Cioè. Stop. E insomma, ha funzionato per un nanosecondo, dopodiché l'acqua ha cominciato ad andare sopra il ventilatore, acceso, ascolta, collegato all'elettricità. Ascolta, interni semplici, puzza. Oddio, hai visto? L'hai visto? L'hai visto? No. Fermo. Ah! Ah! Quando lo noti? No, 5 Minute. 5 Minute? Cosa intendi con 5 Minute? Cosa in 5 Minute? Ah! La pentola calda, bada, occhio ti scotti. Vai a cucire, vai a cucire. Ma non lo so, ma cos'è? Hanno un'industria questi. 5 minuti dopo. Cioè, in 5 minuti. Il rutto più sforzato della storia. Girando sul web abbiamo trovato questo trucco incredibile. Life hack. Io conosco qualcuno che può spiegarvi come farlo al meglio. Ciao a tutti! Anche voi possedete dei tavoli di legno o delle mensole di legno che stanno perdendo colore? Inaccettabile! La soluzione è nelle vostre tasche. Guardate qua. Maionese. Una volta aperta la maionese, mi raccomando, prendete un bel cucchiaio sostanzioso e semplicemente...
gustoso. Spalmare. Che schifo, madonna. Io non la permetto di insultare il mio elaborato. Io qua sto facendo della didattica. Ci serve dello Scottex. Eccolo. Cos'è sto schifo? Ascolti, se insulta ancora il mio elaborato, io non so cosa faccio. Effettivamente è più lucido qui in questa zona, quindi ha funzionato. Ci sono controindicazioni? Allora, guardi, il mio lavoro era quello di renderlo più lucido, no? Poi, ovviamente, se arrivano le formiche, oppure lei ci mette sopra un computer e si rompono i circuiti all'interno per colpa del grasso, non è colpa mia. Gustoso. Un flauto. Ah, dimmi un po'. Burro di arachidi. Ok, devi asciugarti il capello in fretta. Come fai? Occhio, eh. Fatto. Ma sai che forse non è neanche così stupido. Ok, allora, c'ho i capelli bagnati, come potete vedere, e adesso devo asciugarmeli tramite un sacchetto. Lì da mezz'ora con quel sacchetto in testa. Non ce la faccio, cioè, manca l'aria. Ce l'ho fatta. Adesso dammi una mano. Ti sembra normale una cosa del genere? Giusto per... Megamind. Megamind. C'è caldissimo qua dentro. Ma è normale che ci sia puzza di bruciato? No. Madonna, che caldo c'è qui dentro. Te l'ho detto. Sto morendo. C'è il mio cervello che sta crepando. No, ma c'è puzza di bruciato. Il phone è rotto. Si è rotto il phone, vecchio. No, vabbè, dobbiamo comprare un nuovo phone. Ma vaffanculo, inizio, vaffanculo. Cos'è, non vuoi che lo senta papà? Lo vedrai in questo video, lo capisci? Ringraziamo 5 Minutes intanto. Chiudilo, spegnilo prima che esaurisca le sue energie vitali. Oh, grazie 5 Minutes. Che bello. Vedete, 5 Minutes vi fa assaporare il valore delle cose. Vi fa pensare di aver rotto qualcosa per dire no, poi ve le ridà indietro. Ti capita mai di essere al ristorante? Ti risulta... Sono fatto di acidi. O sono loro fatti di acidi. Qualcuno qui ha consumato cose. Come vedete, la ragazza ha un appuntamento, ma ha le sopracciglia brutte. Quindi con queste 3 monete si rifà le sopracciglia. Guardate. Non può andare storta sta roba. Guarda! Non si vede, deve essere più grande. Fanne un altro! Tu semplicemente vuoi che mi tolga tutti i peli delle sopracciglia. I peli delle sopracciglia. Le sopracciglia sono peli. Tu hai peli sui peli, signore. Oh. Ah. Posso toglierti un pelo della barba? Grazie. Grazie. Dai, no, no, non te l'ho tolto neanche uno. Non lo faccio più. Eccolo, l'ho tolto. Guarda qua, si vede. No, disgrazia. Sono 5 disgrazie. Ecco. Lì è vagabondo, eccoli qua. Bene, spero che il video di oggi vi sia gustato. In caso lasciate like e seguiteci su Instagram. Purtroppo non siamo diventati milionari, però sono sicuro che prossima volta chi? Iscrivetevi, grazie. Prego. Arrivederci, ciao, buongiorno. Siccome è da tanto che non salutiamo il follower della settimana perché ci scordiamo sempre, è una cosa assurda, lo salutiamo adesso. Emma Bellato, grazie mille, hai tutta la nostra stima.